Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme un buon secondo piatto ricco e appetitoso, profumatissimo direi anche. Sto parlando delle melanzane ripiene in forno con contorno di patate, pomodori e olive nere. Nel ripieno delle melanzane non metteremo carne, ma non vi dico nulla di più. Andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per preparare il nostro piatto abbiamo bisogno di melanzane, cipolla, due patatine piccole lesse, delle olive nere a rondelle, delle olive nere intere denocciolate, un pochino di mozzarella di bufala appassita, dei filetti di acciuga sott'olio, due pomodori rossi, delle patate, olio e sale. Niente di più. Iniziamo a preparare la melanzana, quindi prendo così la melanzana e vado a togliere le estremità. E ora tagliamo la melanzana a metà. Sono belle bianche e senza semi. Ora comincio a prepararne una e poi dopo continuerò con le altre. Ora io incido la polpa della melanzana. Senza però arrivare sul fondo, mi raccomando. Con un cucchiaio comincio a toglierla. Così, vedete, viene via con estrema facilità. Regolarizzo un pochino l'interno con il cucchiaio e ora vi faccio vedere come abbiamo scavato così la melanzana. E la melanzana così è già pronta per andare in teglia all'interno di questa pirofila da forno. Metto così un giro d'olio e vado a posizionare la mia melanzana. Ora la polpa delle melanzane, mano a mano che vado così a svuotarle, me la metto da una parte, ma poi andremo a tagliarla a cubetti perché dovremo preparare la farcia. Tutta la polpa scavata dall'interno è tagliata. Ora all'interno dei gusci metto così un filo di olio, un pizzico di sale, senza esagerare perché la polpa delle melanzane la scotteremo insieme all'acciuga che è saporita. E ora dobbiamo trasferirci sul gas. In una padella antiaderente metto un giro d'olio, la padella è già calda. Aggiungo la cipolla. Faccio profumare l'olio per un minuto e mezzo. La cipolla non è ancora dorata, però si sente già il suo profumo. E noi a questo punto mettiamo filetti di acciughe e con l'aiuto così di un mestolino di legno, di un cucchiaio di legno, le facciamo sciogliere. Ecco. Ora le uniamo la cipolla,
unisco le olive a rondelle. In questa fase la fiamma è sostenuta. Metto la patata lessa, la schiaccio anche un pochino grossolanamente. E ora aggiungiamo la polpa di melanzane. Aggiungo un giro di olio. E vado a salare. A fiamma alta. Lascio cuocere per 5-6 minuti senza coperchio. Man mano che cuociono le melanzane perdono di volume. Dopo 5 minuti questo è il risultato, la nostra pasta è pronta, quindi fuori dal gas. La rovescio all'interno di una terrina, così raffredderà prima. La allarghiamo e la lasciamo stiepire. Nel frattempo andiamo a preparare il contorno, quindi vado a togliere le patate dall'acqua, prendo una ciotola, tolgo così le patate, adesso prendo i due pomodori, li taglio così a metà, poi faccio quattro spicchi, tolgo i semi e li metto con le patate. Ora aggiungo le olive nere, sale, un bel giro d'olio e con un cucchiaio di legno andiamo a mescolare il tutto. E questo sarà il contorno delle nostre melanzane. La farcia è profumatissima, è stiepidita e quindi possiamo aggiungere la mozzarella appassita. Io per scelta in questo piatto non ho messo prezzemolo né basilico, però lascio a voi la possibilità di metterne un pochino. Ora andiamo a farcire le melanzane. Ed ora provvediamo a mettere le patate, le lascio cadere tra una melanzana e l'altra. In cottura il pomodoro rilascerà i suoi succhi e le patate cuoceranno alla perfezione. Ora io copro la mia teglia a contatto con carta da forno, poi metterò uno strato di alluminio esterno.
Cuocio per 50 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi. Dopo 50 minuti andrò a scoprire la teglia e lascerò dorare, ci vorranno circa 15 minuti ancora. Io non parlo, lascio parlare loro, sentite. Meravigliosa è dir poco. Dopo i primi 50 minuti io ho scoperto la teglia e le ho lasciate andare per 15 minuti ancora a 220 gradi. Questo è il risultato. Adesso facciamo il piatto. Guardate che bel punto di doratura che hanno queste patate. Fermiamoci pure così. Io credo davvero che sia un piatto straordinario. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questo mio piatto sia stato di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like. E come di consueto, io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.